Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati da Francesco Siciliani per iPhoneItalia.com. In questo video andiamo, come abbiamo fatto nei precedenti, a vedere le caratteristiche di Microsoft PowerPoint, quindi dell'elaboratore per quanto riguarda le presentazioni multimediali, disponibile adesso su iPhone, quindi disponibile gratuitamente, come vi avevo già ricordato, nei precedenti due video dove abbiamo trattato Word ed Excel. In questo video andiamo a confrontare l'applicazione PowerPoint con Keynote e vedremo quali delle due applicazioni è migliore o comunque quali sono le caratteristiche di punta di entrambe le applicazioni per gestire le nostre presentazioni multimediali direttamente dal nostro iPhone. Quindi partiamo subito. Microsoft PowerPoint è un'applicazione che ci permette di creare delle presentazioni multimediali con testo, video, musica, immagini, eccetera. Aprendo l'applicazione notiamo subito che possiamo andare a creare una presentazione in 16 noni, quindi widescreen, oppure in 4 terzi. Dall'interno dell'applicazione possiamo inserire i contenuti nelle varie diapositive, andare ad aggiungere diapositive a seconda di determinati stili, quindi ad esempio diapositive con immagini, con didascalie, con solo testo, eccetera. Andare a modificare tutti gli elementi presenti, quindi inserire testo, poter inserire immagini, musica, video, insomma tantissimi tipi di contenuti. Possiamo andare a modificare ognuno di questi aspetti con il classico comando di modifica per quanto riguarda la formattazione del testo, il colore, il grassetto, il layout della nostra diapositiva, lo sfondo, cos'altro, vediamo, possiamo inserire le word art, possiamo andare a scegliere il tipo di oggetto da inserire, quindi magari una tabella oppure una casella di testo. Qui nasce subito la prima mancanza, che è quella che non possiamo inserire musica o effetti sonori su PowerPoint in versione mobile, lo potremo fare solo per quanto riguarda la versione desktop. Ancora possiamo andare a effettuare veramente tantissime modifiche e ovviamente anche cambiare il tema in divenire se vogliamo cambiarlo e cambiamo idea. Ancora possiamo ovviamente usare le transizioni e le animazioni per cambiare le diapositive e per far entrare e uscire i nostri oggetti dalle stesse diapositive, quindi ad esempio se vogliamo far arrivare con una dissolvenza un'immagine per poi farla uscire con un altro tipo di transizione o di animazione, che magari sia un'animazione, che ne so, a tendina, possiamo farlo direttamente dall'applicazione e poi col comando di riproduzione possiamo andare a vedere come è venuto il lavoro e come è venuta la presentazione. Questi, diciamo, sono i punti cardine dell'applicazione. Ovviamente possiamo andare a modificare le nostre diapositive, a spostarle, a cambiarne l'ordine, possiamo andare a modificare le transizioni, applicare lo stesso tipo di transizione a tutte quante le diapositive, possiamo comunque tornare indietro per ogni errore. Veramente possiamo divertirci al meglio mentre comunque lavoriamo e creiamo una nostra presentazione per un qualsiasi motivo X che ci spingerà a creare una presentazione. Quindi potremmo usarla ad esempio per proporre un software, per proporre un progetto, per una ricerca, per la scuola, l'università, insomma veramente tante possibilità. Le differenze rispetto alla versione a pagamento, quindi quella con l'account Office 365, diciamo che mancano le stesse funzionalità che abbiamo già visto su Word ed Excel. Ci sono delle limitazioni per le tabelle, per quanto riguarda le colonne, per quanto riguarda le immagini che non possono essere, diciamo, modificate a livello di ombreggiatura, riflessi, eccetera. E inoltre su PowerPoint ci sono delle limitazioni anche per quanto riguarda la modalità presentatore, quindi per quanto riguarda la modalità che ci mette a disposizione il software durante la riproduzione di una presentazione. Cosa cambia con Keynote? Diciamo che entrambe le applicazioni fanno la stessa cosa, però Keynote ha sempre un'interfaccia differente, molto più semplice. Qui mi duole dirlo per Microsoft, se con Excel le applicazioni erano alla pari, cambiava il modo di facilità, il modo d'uso, quindi la facilità d'uso, e con Word diciamo che eravamo lì, con PowerPoint veramente non ci sono storie, perché l'interfaccia, l'eleganza e la semplicità
di Keynote fanno da padrone, è veramente PowerPoint si deve accontentare di essere la soluzione secondaria al software di Apple, perché soprattutto per quanto riguarda la creazione delle animazioni e delle transizioni è molto molto più semplice il sistema adottato da Apple rispetto a quello di Microsoft, che sembra ancora legato ai vecchi stili desktop, diciamo antecedenti al touchscreen. Per quanto riguarda le opzioni comunque di gestione dei documenti, i software fanno la stessa cosa, cambia, come ho già detto, solamente come si pongono a livello di interfaccia. Sincronizzazione, Keynote va con iCloud, mentre PowerPoint sfrutta OneDrive oppure Dropbox. Manca però in PowerPoint la possibilità di aprire il file in altre applicazioni compatibili, quindi anche ad esempio OneDrive e Dropbox, come fa Keynote. Che altro dire? Manca in PowerPoint, ho notato che manca la possibilità di usare una gerarchia per quanto riguarda le diapositive, quindi non possiamo inserire ad esempio diapositiva 1 con delle sottodiapositive che fanno parte di quel gruppo per aiutarci a crearlo, a creare un documento molto più facilmente, ma avremo solo 1, 2, 3, 4, mentre su Keynote potremo andare a creare dei sottogruppi per le diapositive in modo da gestirle al meglio. Anche in questo caso, purtroppo per Microsoft, dal mio iPhone viene cancellata l'applicazione PowerPoint. Io continuerò ad utilizzare la suite di Apple, quindi Pages, Numbers e Keynote, perché le ho trovate decisamente più integrate con il mio modo di vedere un software e comunque con il tipo di utilizzo che ne faccio, che richiede l'ecosistema Apple. Io non uso, diciamo, quasi nulla che sia Microsoft, quindi non ho necessità di sincronizzare i documenti con Office, ma sono a posto con Pages, Numbers e Keynote. Ovviamente chiunque avesse la necessità di usare Office con questi video ha visto che le funzionalità sono le stesse, che comunque le applicazioni sono validissime, non sto mettendo in dubbio questo. Questa è una scelta personale, come ho già ribadito negli altri video. Le applicazioni comunque sono ottime tutte, sia che uno scelga Apple sia che uno scelga Microsoft, e comunque questa possibilità di utilizzare anche tutte e due le suite direttamente sullo stesso iPhone cambia sicuramente le carte in tavola per una possibile integrazione anche per chi magari lavora con Windows. Bene ragazzi, con questo video abbiamo terminato, io vi ringrazio per averci seguito, a presto! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a proporre sempre nuovi video sull'iPhone di Apple come questo. Grazie!